anche quest'anno la Fondazione di Forlì, unitamente alla Fondazione di Cesena, presenta il libro Strenna. È un'iniziativa molto interessante, molto gradita in Romagna. Quest'anno, l'anno scorso, ci occupavamo più dei paesaggi straordinari, sia nella zona del mare, sia nella zona dell'entroterra, dell'Appennino. Quest'anno invece ci siamo occupati dei grandi personaggi della Romagna, soprattutto dell'area fuori Cesena, personaggi che hanno segnato pezzi di storia e di cui rimangono tracce, come quadri, con statue, in qualunque altro modo sia stato possibile raffigurarli, perché attraverso alcune vicende personali particolari di significato molto forte. È possibile anche ricostruire da una parte una storia nostra e dall'altra offrire anche al possibile visitatore, noi ci auguriamo tanti visitatori, la possibilità di un turismo raffinato, cioè di un turismo culturale che va a cercare quelli che sono stati i punti salienti e i personaggi più identificabili, della nostra storia. È un po' anche un gesto di orgoglio, cioè ritrovare le proprie origini e segnare passaggi storici molto lunghi con alcuni personaggi che li hanno caratterizzati. Siamo qua anche quest'anno a presentare la Strenna Natalizia 2020 che vede nuovamente come nell'anno passato, 2019, la collaborazione fra le nostre fondazioni, quella di Forlì del presidente Pinza e quella di Cesena nostra. Il volume che è stato scelto mi sembra di grande importanza, legato alla biografia di personaggi illustri, di cui fra l'altro in tanti casi purtroppo non si ricorda o non si conosce la storia. Siamo abituati magari ad attraversare piazze o a percorrere strade. Leggendone le intestazioni, ma senza sapere esattamente la storia dei personaggi illustri ai quali sono state dedicate. Credo che appunto il volume possa essere di grande interesse, perché racconta dei nostri territori, di questi personaggi che hanno comunque lasciato una forte impronta nella storia, a volte anche criticata, diciamo così, per certi noti localismi, però insomma è certamente un materiale di grande interesse che spero possa suscitare la vostra curiosità e il fatto appunto di andare a verificare magari quel qualcosa che in un'occasione particolare si è potuto leggere in un cartello dedicato. Come dicevo prima, questo è il frutto di questa collaborazione iniziata circa un paio di anni fa e della quale io sono molto orgoglioso perché appunto credo che la collaborazione fra le nostre fondazioni faccia sol che bene al territorio e credo che siano venuti i tempi per superare i cosiddetti campanili, i cosiddetti localismi, perché il futuro sta cambiando, come tutti sappiamo, molto molto in fretta e quindi le collaborazioni credo che possano portare solamente dei benefici ai territori e ai loro cittadini. Sono stati affrontati temi molto, molto importanti nel volume, si passa dalla res publica alla fede, alla scienza, letterati, musica, le arti figurative, le case museo, quindi c'è un ampio spazio per tutti gli interessi e non solo incentrati solo su pochi argomenti. Noi abbiamo cercato, assieme al presidente Pinza e al suo staff, di creare un qualcosa appunto di veramente importante. La cura è spettata alla dottoressa Jenny Cangini, al dottor Paolo Rambelli, per cui non potevamo essere in mani migliori e questo appunto mi auguro che possa essere un ulteriore segnale di saluto a tutto il territorio.
tratta di un volume che si occupa di storia e di arte senza essere specificamente un libro di storia e di arte, perché la narrazione è guidata dalle immagini dei personaggi importanti, significativi, nati in queste città e in questa provincia e che grazie a loro hanno quindi comportato la stratificazione delle vicende storiche di questa terra. Il dato interessante è che attraverso queste immagini, che naturalmente raffigurano questi personaggi, si cerca di porre l'accento anche sulle loro intenti, sulle motivazioni e sulla loro cultura. Quindi si tratta di una narrazione per immagini che in questo caso, in questo volume specificamente, non è come in generale nella manualistica dove l'immagine serve di corredo ad una specifica informazione. Al contrario, qui l'immagine richiama una spiegazione. Una spiegazione che nella fattispecie è la biografia di un personaggio noto di rilevanza storica. La stessa cosa, sempre un po' parlando del rilievo che le immagini hanno in questo volume, si tratta di immagini che raffigurano delle opere d'arte in generale, che, quindi ritratti, autoritratti, quindi documenti pittorici, monumenti, sculture, che a loro volta parlano di una specifica sensibilità degli autori che li hanno prodotti, che li hanno realizzati e di conseguenza anche del periodo storico che nel quale sono stati realizzati, suggerendo insomma modi e costumi di epoche che sono trascorse. Il risultato di questo volume è quindi un dialogo costante fra personalità di diverse discipline. È un dialogo che ha un unico filo conduttore, cioè quello di un arco temporale che si arresta all'inizio del secolo scorso e che riguarda un ambito territoriale definito, che è quello della provincia di Cesena e di Forlì. Si tratta di un volume che è stato pensato per rivolgersi a tutti, a rivolgersi alle famiglie, agli insegnanti, agli allievi, ma soprattutto ai curiosi, agli amanti di storia e di arte. Questo perché nella convinzione che la memoria, il ricordo e quindi il ricordo anche delle qualità dei personaggi di cui stiamo parlando possa costituire uno strumento di interpretazione anche degli eventi di oggi. Quando abbiamo cominciato a pensare all'inizio di quest'anno il volume Strenna per il 2020, insieme ai due presidenti della Fondazione di Forlì di Cesena e con gli amici dell'Ufficio Cultura di Cesena, abbiamo pensato di dedicare quest'anno il volume ai grandi personaggi, le grandi personalità del nostro territorio provinciale, e ci siamo trovati di fatto subito in difficoltà perché era una materia troppo vasta e troppo sfuggente, e ci è venuto in soccorso l'Italia Illustrata di Biondo Flavio, perché anche l'Italia Illustrata per l'appunto è un repertorio di grandi figure ma combinate con la geografia umana, con la storia dell'arte, e quindi abbiamo sfruttato il modello di Biondo Flavio per realizzare dei percorsi turistici. Abbiamo raggruppato queste grandi personalità in sei aree tematiche, che sono quella della res pubblica, del governo della cosa pubblica, quello della fede, quello della letteratura, quello della scienza, della musica e delle arti figurative. Abbiamo raggruppato in queste sei aree le figure e siamo andati a costruire dei percorsi, che sono anche percorsi turistici, appunto attraverso il nostro territorio, alla riscoperta sia di queste figure, sia delle opere che le hanno rappresentate. Siccome la campagna fotografica che abbiamo pensato e poi realizzato per questo volume aveva come obiettivo quello di mostrarvi i volti dei personaggi che hanno fatto il nostro territorio, l'abbiamo fatto non prendendo le singole opere e realizzando quindi un catalogo di questi volti, ma prendendo le opere all'interno del loro contesto, in modo che quando andrete a riscoprire e a scoprire questi personaggi li potrete contestualizzare sia all'esterno, quindi attraverso statue o immagini che sono disponibili al pubblico, sia all'interno dei loro contesti
dove vengono conservati, siano biblioteche o musei. Anche i testi seguono lo stesso criterio della campagna fotografica, da una parte la semplificazione e la narrazione e dall'altra l'idea di rappresentare non soltanto le vicende biografiche dei personaggi, ma anche delle opere che li rappresentano. Quindi nei testi non troverete molte virgolette, anche se per ogni autore viene poi indicata la fonte, sostanzialmente si tratta sempre del dizionario biografico degli italiani e della Treccani. E dall'altra parte, oltre a raccontare le vite di questo personaggio, abbiamo voluto raccontare anche le opere che le rappresentano, le vicende che hanno caratterizzato queste opere, perché nella storia di queste opere poi riflessa anche la storia di questi personaggi. Prima di ripassare la parola al Presidente Graziano e al Presidente Pinza per gli auguri di Natale, volevamo rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno aiutato a realizzare questo volume. Quindi innanzitutto ai direttori, ai tecnici, ai conservatori delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche, non solo per la disponibilità, per l'aiuto che ci hanno dato puntualmente per la realizzazione del volume, ma più in generale per il lavoro che fanno tutti i giorni per appunto tutelare, conservare, valorizzare il patrimonio che si trova all'interno di questi istituti. Quindi il volume vuole essere prima di tutto un invito anche andare a visitare di persona questi luoghi con l'aiuto di queste persone straordinarie che ogni giorno tutelano, conservano e valorizzano la nostra storia e il nostro patrimonio. E poi un ringraziamento anche alla Samorani, alla casa editrice che ci ha seguito e che anche loro sono stati instancabili nell'aggiustare continuamente il tiro su questo volume per renderlo il migliore possibile, più efficace, per rendere in maniera corretta, giusta il patrimonio che per l'appunto contraddistingue la nostra storia. Quindi un grazie davvero di cuore anche alla casa editrice. Bene, siamo di nuovo qua e dopo aver ascoltato gli esperti che hanno curato appunto il volume presentato, a me non resta altro che augurare a voi, a tutti voi, alle vostre famiglie, in un periodo così particolare, naturalmente, come tutti sappiamo, in un momento così difficile, un sereno Natale, che sicuramente sarà più semplice di quelli passati, ma io dico anche che questo non deve far perdere valore all'importanza dell'avvenimento. E naturalmente un augurio anche per un Capodanno che ci porti perlomeno notizie più positive e anche uno stato d'animo più sereno di cui tutti abbiamo bisogno. Nei momenti più difficili, naturalmente, purtroppo si corre sempre il rischio che il negativismo possa prendere il sopravvento e noi abbiamo bisogno tutti di riuscire a reagire. Quindi veramente un augurio di cuore a tutti, forza e coraggio, che ce la faremo e ci sentiremo sicuramente alla fine del 2021, magari ritornando alle vecchie abitudini e alle vecchie tradizioni. Di nuovo un augurio a tutti. Allora, alla fine della presentazione di questo stream, tanti auguri a tutti per il 2021. Il 2020 è stato un anno molto duro, che abbiamo affrontato, credo, con coraggio e almeno per larga parte dell'anno con disciplina e senso di unità nazionale. Qualche volta abbiamo mancato, non ci siamo resi conto perfettamente della situazione, ma non importa, quest'anno ormai volge alla fine. E per l'anno prossimo ci si apre una grande prospettiva per quello che riguarda la sanità, per quello che riguarda la pandemia, con la vaccinazione generale. Sarà una vicenda epocale, quale mai è stata data a riscontrare, riguarderà miliardi di persone, l'umanità farà una nuova esperienza. Io credo e spero che sarà una grande esperienza positiva, confidando che sia fatta in spirito di fratellanza, in cui ogni persona vaccinata in qualche maniera sottrarre un rischio è un vantaggio ed è una ragione di felicità per tutti. Vedremo di risolvere e affrontare nel modo migliore anche i problemi economici che intanto si sono creati. Intanto molti auguri a tutti.